Okay. Never. Ugh. La tua provenienza sarà pure un mistero, ma la tua destinazione ora è decisa. Lascia fare a me, bambolina. Non ti farà male, promesso. Devo solo fare qualche piccola modifica. Ci sono così tante piccole parti da sistemare. Se solo fossi un pochino più grande. Tanto per cominciare ti darò una bella pulita. Chissà quante ne hai passate. Serve una dose extra. Un po' di glitter che ci sta sempre bene, ottimo. Adesso un po' di olio di gomito. Finalmente la sporcizia se ne sta andando. Ecco fatto. Resta pure qui, bambolina. Ti strofino un po'. Oh, va molto meglio, direi. Togliamoti tutta questa robaccia di dosso. Quanto sono sporchi questi vestiti. Un bel bagno e ti sentirai meglio. Adesso un piccolo trattamento per la pelle. Ogni bambola va trattata bene. E io ti sto proprio coccolando. Non ti senti già meglio, bambolina? Ci vuole anche una maschera per il viso. Date le tue dimensioni, ne ho fatta una giusta per te. Vedi? Ti sta a pennello. Goditi la bella sensazione. Adesso ti rifacciamo un po' l'acconciatura. Di pure addio ai tuoi soliti capelli biondi. Sarà come andare dal parrucchiere. O quasi. Bastano pochi minuti e... boom! Ecco fatto. Oh sì. Ecco qui, via la maschera per il viso. Fantastico! Mua, sei perfetta! Ehi là, che ne pensate del mio vestito? È increspato! Carino? Carino, è tutto quello che avete da dire! E va bene, iniziamo con la challenge, perché no? Challenge a tema vestiti! Oh, marshmallows! Già mi piace! Queste caramelle morbide e colorate sono un abominio. Devo fare qualcosa più in linea con il mio stile. Ho questo fondant nero che posso modellare come pongo. Inizio dandogli la forma di un abito. Ora che ho la forma di base, inizio a modellarlo bene. Questo utensile è molto utile. E ora un altro colore. Lo modello della forma di cui ho bisogno. Userò il bisturi per tagliarlo. Questa parte non mi serve. Ecco, così dovrebbe bastare. Inizio di nuovo a dargli forma. Lo modello così, su tutto il fondo. E ora lo attacco sul vestito nero che ho appena fatto. Poi mi serve altro fondant per finire il vestito. E poi un altro pezzo qui. È come fare un pattern. Aggiungo dei bottoni e modello la texture tipo tessuto. Sta venendo bene. E ora un po' di fondant bianco. Lo stendo così diventa più sottile e largo. E ora uso il bisturi per intagliare. Lavorare con questo materiale può essere difficile, quindi bisogna tenere ben fermi i pezzi. Ecco, ho fatto un bel collare bianco. E ora il fondant color carne. Inizio a lavorarlo per dargli forma. Un altro cilindro. Ora mi serve il bisturi. Faccio le braccia e le mani con le dita. Ora metto le maniche a queste braccia staccate e la striscia bianca che sarebbe la camicia. Ora attacco le braccia al busto dove devono stare. Le metto incrociate, sono più belle. Lo ammetto, questa testa non l'ho fatta io, l'ho rubata da una bambola. Vieni con me, bambolina, è ora di infilarsi nella torta. Finito, ora devo aggiungere quegli orribili marshmallow. Per fortuna devo infilzarli e farlo, mi piace. Devo solo finire di coprire lo spazio restante con i marshmallow. Ho la sensazione che manchi qualcosa. Ma certo, uso il mio spray commestibile nero. Mettersi questo vestito è una specie di tortura. Le maniche sono durissime. La 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 la! Cosa posso fare? Un sacco di idee. Devo lasciarmi ispirare dallo spazio che mi circonda. Oh, mi si è incastrato il tulle nelle unghie. Che fastidio! Ok, basta così. Ma che? Come ci sono finiti qui? È scaduto il tempo. Vediamo le vostre creazioni. Beh, non è scuro come volevo, ma ecco la mia torta a tema vestito. Come puoi vedere, ho usato i marshmallow, come hai chiesto tu. Ma che faccio? Non posso mica mettermi gli occhiali con questo vestito. E ora fammi vedere cosa abbiamo. Giusto, devo mettermi gli occhiali, sennò non ci vedo. Oh, adorabile! Non è davvero carina? No, non è carina, è macabra. Oh, Emma, ho della cioccolata calda. No, mi dispiace, non ci siamo. Vince mercoledì.
ma mi pare ovvio, non serviva nemmeno specificarlo. Oh, ottimo lavoro! Sono molto fiera! Wow! Io, fai schifo! Oh, sei tu! Guarda cosa hai fatto alla mia bambola! Ti devo ripulire! Non sta funzionando! Hai bisogno di fare un bel bagno! Adesso ti potrai rilassare! Ti meriti un po' di relax! So che ti piacerà! Ok, buttiamo via questi vestiti sporchi! Questa non la puoi tenere! E vai dentro, aggiungiamo delle bolle! Queste mentine sono perfette! Wow, sembra una jacuzzi! Com'è la temperatura? Così dovrebbe andare! Ora basta! Adesso devo lavarti tutta! Posso usare questo spazzolino e del dentifricio al carbone! Wow, sei sporchissima! Scommetto che ti fa il solletico, sono così gelosa! Ora sarai pulita e profumata! Ora va molto meglio! Devo solo asciugarti! Non voglio farti ammalare! Adesso sei bella pulita, non come qualcun altro! Lo sai che ti sento, vero? A te non servono intrugli strani per essere bella, userò questo detergente con la schiuma! Te lo verserò tutto addosso, proprio così! E ora userò questo bel gadget qui! La pelle sarà così luminosa! Lo proverò per prima io! Sì, funziona! Lo senti anche tu? Sì, lo so, è spettacolare! La spazzola fa tutto il duro lavoro e ci mette pochissimo! Adesso posso asciugarti! Ci siamo, ho fatto! E senti che profumo! Vuoi dirmi qualcosa? Ottima idea! Adesso applicherò una maschera per il viso, mettiti comoda! Metterò del dentifricio in una ciotola, poi aggiungerò del glitter. Ora lo mescolerò fin quando non si sarà amalgamato, voglio che diventi denso. Userò un pennello per applicarlo. Così dovrebbe andare. Manco solo io. È faticoso fare l'estetista. Ah, e ora possiamo rilassarci. Non sembra affatto male. Ma noi dobbiamo concentrarci su altro per ora. Dobbiamo fare qualcosa con i tuoi capelli. Che ne dici di un nuovo colore? Per prima cosa, devo coprirti tutta. Ti avvolgerò con del nastro. Hai presente i bendaggi che fanno adesso? Ecco, è molto simile. Anche se, il nastro è più appiccicoso. Mi ricorda un po' il mio costume di Halloween dell'anno scorso. Ti metterò questo sul viso. Credo che dovremmo divertirci un po'. Ehi! Qua giù! Sul serio? Guarda che dovrai impegnarti molto di più. Oh, credevo avrebbe funzionato. La spaventeremo più tardi, rimettiamoci al lavoro. Non muoverti, il biondo non ti sta bene. Questo colore sei più tu. Adorerai il risultato finale. Fidati, i capelli scuri ti stanno meglio. Adesso possiamo togliere il nastro. Per averli così la gente paga un sacco di soldi. Ah, che bello. La mia pelle è così liscia. Ehi, ti spiace? Puoi spegnerlo, basta. Aspetta, ma cosa stai facendo? Cosa sto facendo io? Ah, toglimi questa roba di dosso! Aspetta, credo di poter usare questa carta colorata. Mi servono due ciotole di acqua tiepida. Inizierò con la carta rosa. La metterò nella ciotola. L'acqua diventerà del colore della carta. Che bel rosa acceso! È ora di togliere la maschera. Adesso immergerò i tuoi capelli nell'acqua. Devi trattenere il respiro. È un'ottima tinta per capelli. Adesso ti immergerò nell'acqua blu. Lo farò solo sulle punte. Sono fantastici! Che differenza! Che ne pensi? Va bene, credo. E tu da che parte stai? Guardati, sei così sporca. Devo ripulirti, sta ferma. Oh? Ehi, c'è una perdita! Avevo proprio bisogno di una doccia. È così piacevole. Tranquilla, non mi sono dimenticata di te. Mi serve solo qualche goccia. Così dovrebbe bastare. Adesso eliminerò tutto lo sporco e sarai come nuova. È bello prendersi cura di se stessi. Mettiti comoda. Com'è piccolo questo spazzolino da denti. Piano e apri per bene. Tra poco avrai i denti bianchissimi. Mi serviranno degli occhiali da sole per guardarti. E ho fatto. Ora tocca a me. Oh, è così rilassante. Questa sì che è vita. Ti stai divertendo? Cosa facciamo, bambola? Penso che dobbiamo sistemarti i capelli, sono un po' noiosi. Tranquilla, so cosa fare. Sono bravissima a fare i capelli. Devi stare più ferma. Proviamo di nuovo. Sembri appena uscita dal bidone dell'immondizia. Che strazio!
così bello vederti, tesoro. Ci penso io. Wow! È per la mia bambola. Ah, ok. Mi serviranno alcuni strumenti speciali. Ma dove sono? Ah, ecco ciò che mi serve. Non sarà un lavoro facile. E adesso non muoverti. Intanto mi serve una ciotola, aggiungo dell'acqua e anche del colorante alimentare. Mescolo tutto per bene. Ottimo! Dov'è la mia cliente? Immergerò i suoi capelli nella ciotola. La temperatura è di suo gradimento? Ma cosa dico? Sei una bambola! Lascerò che l'acqua penetri nei capelli e poi li strizzerò per bene per rimuovere tutta l'acqua. Ora asciughiamo i capelli. Wow, questo colore ti sta proprio bene! Come sei carina! Hai finito? Wow, è così diversa! Sì, adesso puoi anche pagare. Oh, certo, che ne dici di qualche caramella? Ecco perché non lavoro mai con i ragazzini. Come sono stata bene, mi sento come nuova. Wow, guarda che capelli! Vorresti anche tu un nuovo look? Quando è stata l'ultima volta che ti sei lavata i capelli? Che posso fare? Aspetta, forse posso usare questo. Tanto vale provare. Metterò la bambola sul tavolo e le taglierò tutti i capelli. Wow, stai bene coi capelli corti. Ma non so se stai bene calva. Aggiungo dei filati al posto dei capelli e userò diversi colori. Avrà un aspetto stravagante. Ora taglierò il filato in eccesso e le riattaccherò la testa. Wow, vorrei avere io i capelli così. Stai benissimo, sono così gelosa. E lo è anche Ava. Allora, che te ne pare, Mano? Fa vedere le unghie, ti dispiace? Dai, non ti farà male, resta ferma così. Ah, ce l'ha sempre con me. Mano, sei tu lassù? Ah, che fastidio. Immagino di dover stare al suo gioco. Non so come fare con te. E le tue manine? Spero che non ti dispiaccia. Scommetto che posso fare qualcosa per loro. Le cose cominciano a sistemarsi. Mi servono soltanto un paio di strumenti. È da un po' che non scendevo qui sotto. Ci sarà qualcosa di utile qui? Magari, ecco. Vediamo. Oh, questo! Proprio quello che mi occorre. A posto, signorina. Adesso occupiamoci delle tue mani. Sei entusiasta, sì? Ma prima dobbiamo farti le unghie. Quanto le vorresti lunghe? Cominciamo, poi magari le tagliamo. Oh, ragazzi, è una vera faticaccia. Devo dare una spuntatina, credo. E adesso un po' di colore, naturalmente nero. Ah, sì. Ora posso riposarmi, sono così orgogliosa del mio lavoro. Ma siamo solo alla punta dell'iceberg. Ora cambieremo il suo look radicalmente, a partire dagli occhi. Devo fare anche l'altro, si capisce, vero? Giusto un tocco rapido e pulito. Questa bambolina sarà sensazionale tra poco. Dopotutto il nero sta sempre bene, giusto? Eccoti, eyeliner. Allora, bambolina, secondo te stai già meglio così? Siediti un attimo, ok? Il mio lavoro è terminato. Sono proprio brava. Vorrei presentarti qualcuno. Ciao, guarda che cosa ho per te. Ti prego, dimmi che uscirai con me. Non saprei. Oh, ma guarda che piccioncini. Tu però sparisci ora, ok, amico? Aspetta, non puoi mica uscire così. Ma che cosa avevo in testa? Non ti preoccupare, so cosa fare, ho già tutto in mente. Oh, sì. Non vedo l'ora di provarlo. Ecco il tuo guardaroba. Qui c'è tutto quello che ti occorre. Ma non sono convinta di questi colori. Ah, no, questo non va bene. Ecco, questo fa il caso tuo. Visto? Guarda che bel tessuto nero. Questo poi sta bene con tutto, sai? Ad esempio con questo splendido top. E questo accessorio per il collo anche. Oh, dimenticavo la tua gonna. Ora sì che hai un look da schianto.
Ma le scarpe? Non ce le dimentichiamo. Gli accessori sono tutto, sai? Che ne dici di questo capolavoro, eh? Magari fossi io così bella. Ora sei pronta per il tuo appuntamento? Ci sei? Oh, eccoti! Balliamo fino al sorgere del sole. Tu sì che ci sai fare. Che dite, vi lascio soli? L'appuntamento perfetto, a dir poco. Cosa credi succederà adesso? Oh, c'è Mano! Mi sa che ci sta portando qualcosa. È un Poppit! Oh, ottima idea! Ce n'è uno anche per me! Sì, vai, lanciamelo! Guarda, il mio ha forma di cuore! Mi piacciono tantissimi i cuori! Oh, e questi che sono? Sono al cioccolato! E vai, ce le ho anche io! Queste sono buonissime! Ah, sì, ho capito cosa devo fare. A me non piacciono tanto. Addio, cioccolatini! E ciao, occhi di gelatina! Questi sono molto meglio! Ok, ho questo dinosauro, che però è troppo colorato, quindi ci aggiungiamo un po' di ragni. E se i ragni non bastano, che ne dite di un po' di vermi? Vermi, ragni, dinosauri, una ragazza non potrebbe desiderare di meglio. Guarda che carina questa blu! Le metto così una ad una, perfetto! Ci entrano precise! E ora mi serve del cioccolato. Guarda come scende nell'imbuto! E ora metto il cioccolato sopra alle caramelle. Non so come faccio a resistere, vorrei mangiarlo ora! Guarda, la cioccolata entra benissimo nel Poppit! E ora aggiungiamo degli occhi di gelatina! Guarda quanto è appiccicoso e morbido questo occhio! Lo metto sui vermi e sui ragni! Devo metterci anche della cioccolata, però! Mi piacciono le grattugie di metallo! Ecco, ora grattugio questa barretta di cioccolato! Sembrano fiocchi di neve! Mi piacciono! Ok, signore, pronto per la manicure? Iniziamo dando la forma alle unghie. Questo lavanda starà benissimo con la sua pelle. E ora metta la mano sotto alla luce, così lo smalto si asciuga. Vediamo cos'altro posso fare. Ah, sì! Questa luce può sciogliere le mie scaglie di cioccolato. La metto al massimo. Non credo ci voglia così tanto per far sciogliere tutto. Immagino si stia appiccicando tutto. Ottimo. Il mio dinosauro di cioccolata ha finito di sciogliersi. È terribile, mi piace. Ma non sembra un dinosauro. Molto deludente. Non volevo succedesse questo. Mano, guarda! Ho finito di fare il mio cuore di cioccolato. Guarda, ora lo tiro fuori. Ecco il risultato finale. Cosa? Mano sta già dichiarando la vincitrice. Lei! Questo è assolutamente inaccettabile. Non ci credo! Mi hai rovinato la manicure! Aspetta, ora mi stai dicendo che è lei la vera vincitrice! Ah! Certo, perché sono stata io la più brava! Ecco qua! La vostra prima challenge parte da questi! Popcorn? Ok! Dovrebbe essere facile! Questo pipistrello è fresco! Queste foglie le ho raccolte stamattina! E un po' di cioccolata ci sta sempre bene! Guarda un po'! E poi i semi dei popcorn! Non posso dimenticarmeli! E ora incantesimo! Spiriti, uditemi! Fate scoppiare questi popcorn! Muahahaha! Mi sento così viva! È bellissimo! Abracadabra alakazam! Ha un bel aspetto! Oh, oddio, meglio prenderli! Ho il contenitore proprio qui! Wow, divertente! Ci è davvero riuscita! Ok, dovrebbe andare bene, sembra delizioso! Ottimo lavoro! Stiamo aspettando? Puoi farcela, nonna! Psst, ehi! Ti aiuto io! E come? Oh, mano! Mi serve una mano! Dai questa caramella alla nonna, mi raccomando, conto su di te! Non deludermi! Oh, è quella mano senza corpo! Che bella mano! Assaggia il pipistrello! Aspetta un attimo! Mi ha ingannata! Ti trasformi in una zuppa di nocche! Wow, fa fatica a gestire la rabbia! Ok, ho un'idea! Metto dell'olio nella padella, poi i semi di mais e le caramelle. E ora lasciamo cuocere.
Metto un coperchio così facciamo prima. Ok, i semi stanno scoppiando. Guarda, si stanno colorando con le caramelle. Ok, sono pronti. Wow, tutti colorati, ho finito! Non ho mai visto dei popcorn così belli. Disgustoso. I miei vi piaceranno di più. La nonna ha fatto un ottimo lavoro. Falla vincere, ti prego. Ok. Hai vinto, nonna? Oh, wow, grazie. Che pessimo gusto. Croccanti. Guarda che bel vestito. Sta così bene con i suoi capelli. Sei la bambola più bella di sempre. Oh, guarda che bella. Posati pure, non fare la timida. Wow, mi sento come una principessa. Torna quando vuoi. E mi è appena venuta in mente un'idea. Mi servono i miei compiti di matematica. Beh, diciamo più la cartellina trasparente. Toglierò i fogli. Tanto prendo sempre buoni voti. Diamo sfogo alla creatività. Quella farfalla mi ha ispirata. Voglio catturare la sua bellezza. Disegnerò le ali sulla cartellina, proprio così. Poi aggiungerò dei dettagli. Voglio dividere le ali in sezioni. Wow, che belle! Poi le ritaglierò. Ora mi serve uno smalto per unghie. Userò il colore argento glitter. Ci dipingerò le ali. Non voglio dipingere tutte le sezioni. E una volta finito userò delle paillettes. Le cospargerò sopra lo smalto. Userò i colori argento e rosa. Ora soffierò via tutte quelle in eccesso. E guarda che bell'effetto! Ora posso attaccare le ali al vestito della bambola. Wow, sembri una fatina magica! Vorrei anche io un vestito così, è bellissimo! Huh? Non credo di poter fare nulla di simile! E non vorrei nemmeno, c'è troppo rosa! Ma non puoi andare in giro così! Adesso dovrò trasformarmi in una stilista solo per te! Ritaglierò un cerchio da questo tessuto nero, poi ci attaccherò questo laccio per le scarpe intorno ai bordi. Facilissimo! Vediamo come le sta! Calza come un guanto! Ma serve una cintura! Mi permetta, signorina! Come le sta? Secondo me divina! Ogni ragazza ha bisogno di un vestito nero! Credo che dovrò acconciarti i capelli. Siediti! Le trecce ti staranno benissimo, non ci vorrà molto. Ho fatto molta pratica. Mi serve un elastico per fissarle. Mi piace questo look. È come guardarsi allo specchio. Io, quelle scarpe sono ridotte proprio male. Cosa posso farci? Fammi pensare. Ci deve essere qualcosa che posso usare. Fammi vedere. Ah, ho trovato, sì. Devo solo... Aspetta, che fai? Non ci pensare nemmeno, dico sul serio. Non abbiamo tempo da perdere. Passami quello smalto. Ehi, mi serve quello smalto. È proprio lì. Sì, quello, forza, sbrigati. Grazie. Guarda che non conquisterai mai nessuna così. Dovrai impegnarti molto di più di così. Comunque sia, dov'ero? Sì, trasformiamo le scarpe. Userò questo smalto per darle un nuovo colore. Devono essere tutte coperte e una volta asciutte potrai indossarle. Wow, dovresti fare la modella. Che stile, ragazza. E io non sono da meno. È come guardarsi allo specchio. Sai che ci sono altri colori oltre al nero? E tu hai bisogno di un paio di scarpe. Come posso fare? Aspetta, io lo so. Posso usare i marshmallows. So che è inusuale, ma so quello che faccio. Userò un asciugacapelli per scioglierli. Ok, è caldo. Non ci metterò molto. Che buon profumo! Ora aggiungerò del colorante alimentare. Me ne servirà molto. Ora mescolerò il tutto insieme. Lo mangerei se potessi. Com'è appiccicoso! Ora lo verserò sul tavolo. Voglio appiattirlo per creare un cerchio. Così. Ritaglierò tre forme grazie a dei template. Così maneggevole. Lo modellerò a forma di stivale. Poi aggiungerò dei dettagli. Credo sia pronto. Come sono carini! Wow, non ho parole, sei bellissima! Sono così fiera di me! Forza, abbiamo fatto un ottimo lavoro! Sì, beh, ma non dirlo a nessuno. Ma siamo amiche o cosa? No, non credo proprio, ma le bambole lo sono. Dovremmo uscire insieme qualche volta per loro, ovviamente. Da dove cominciamo? Non ne sono sicura.
Ma certo, miglioriamo quel sorriso. E ti rinfreschiamo l'alito perché... Che cos'è stato? Vabbè. Oh, che succede? È colpa della bibita, non mia. Oh! Brucia! Basta, sul serio, finiscila! Questo ti serve più della mia bambola. Alla menta, che buon sapore! Quando ti sei lavato i denti l'ultima volta? Acciù! Questo mi serve. Ops, colpa mia! Oddio, i ragazzi! Dove eravamo? Spazzoliamo questi denti! Aspetta, ho un'idea! Verso il dentifricio dentro una ciotola e aggiungo del glitter. Ora mischio tutto, lo amalgamo completamente in questo modo. Ora posso usarlo come scrub per il viso. La tua pelle splenderà dopo il trattamento. Ti senti meglio ora? Adesso lo rimuovo. Wow, che trasformazione, sei stupenda! Devo provarlo sulla mia pelle. Leviamoti questa roba. Wow, non posso credere che sia uscito dal mio naso. Ti sta addirittura strappando la barba. Aspetta, posso usarlo come cera. Dobbiamo solo aspettare. Dovrebbe andare. Wow, sei rasato di fresco. Possiamo usarlo per togliere anche la sporcizia. Ora fa abbastanza schifo. Mi prendi in giro? Perché l'hai fatto? Questa crema spalmabile al cioccolato è buonissima, assaggia. Oh no, te l'ho versata addosso. Mi dispiace. Adesso ti dovrò cambiare. Meno male che ho tutti questi vestiti. Sono preparata ad ogni evenienza. Che ne pensi? Questo è un bell'abito, vero? Dai, provalo. Lo adorerai. Ehi, sei fighissima! Ma staresti bene con qualsiasi cosa, sei così chic. Dovresti sfilare sulle passerelle. Wow, sono senza parole! È un gatto come accessorio, bella idea! Che ne dici di qualcosa di più casual? È perfetto per girare in città. Elegante ma casual. E per uscire con le amiche, questo vestito dice che sei pronta per divertirti. Sarai l'anima della festa. Sei favolosa! Wow, guarda quanti vestiti! Io non ho niente di così sofisticato. Credo che dovrò comprarti qualcosa di nuovo. Shopping sfrenato adesso. Ehi, non hai alcun senso del pudore? Scusa. Non so dove guardare. Rilassati, non si vede niente. Ehi, Ava, posso prenderlo in prestito? Il calzino è dietro di te. Mi sono appena dipinta le unghie. Per favore, ne ho davvero bisogno. Ok, prendi. Oh, che schifo. Grazie, a me farà comodo. Intanto taglio la punta, proprio così. Ora taglierò un piccolo triangolo su entrambi i lati. Ottimo! Vuoi provarlo? Wow, ti sta benissimo! Vorrei avere io un vestito così. Grazie, Ava. Ah? Non riesco a sentirti! Lasciamo perdere. E ora? Non male! Shh. Che ne dici di questo? Quanto rompi! Ecco questo! Nella prossima challenge abbiamo il pane! Ok, posso farcela! Come caspiterina funziona questo coso? Ma che sta facendo? Squilla! Pronto? Ma chi sta chiamando? Perfetto! Posso aiutarti? Devo solo aspettare! Oh, è stato veloce! Ah? Oh, ok! Ecco qua! Tieni il resto! Che bravo ragazzo! Vediamo che mi ha portato! Stai barando! Allora anche io! Pronto? Mi sente? Vorrei ordinare qualcosa! Oddio, che velocità! Grazie! Grazie, amico! Ancora qui! Mettilo qui! Ecco, bello! Ci becchiamo dopo! Niente, non molla! E va bene, prendi queste, direi che bastano! Mi stai derubando, dovresti indossare una maschera! È stata una bella giornata di lavoro, vediamo quanto ho fatto di mancia! Eh? Carbone! Proprio così! Ehi, vecchia signora! Ehi! Vuoi vedere una cosa bella? Funziona sempre! Ma
Questo è barare! Bello, eh? Oh, è tornato? Ehi, figliolo! Aspetta, parliamone! Non finisce qui! Me la sono legata al dito! Ah, tenetemelo fuori da questa storia! Meglio mettermi a lavorare alla mia ricetta! Metto due marshmallow tra due fette di pane! E ora con un bicchiere faccio un cerchio! Così! Intingo il cerchio di pane nell'olio caldo! Voglio vengano ben dorati! Croccante e sfizioso! Sono molto soddisfatta! Che noia! Che posso fare? Forse posso usare questi scarti? Ho un'idea! Arrotolo il pane in una spirale, ben stretta. Poi lo fermo con uno stuzzicadenti. E poi lo intingo nel burro. Voglio ricoprirlo tutto. Poi lo metto nello zucchero. Ecco qua uno snack delizioso. Quasi dolce quanto me. Che ne pensi, Betty? Non mi fa né caldo né freddo. Beh, credo che la nonna debba vincere. Come sei carina! Che sfortuna! Ottimo lavoro, sì, ok. Oddio, che carina, non ci credo! Guarda, vedi anche tu quello che vedo io? È pazzesco! Guarda, si sta allenando! Guarda che look! Mi è venuta un'idea. Ho fame, faccio una chiamata. Sì, ci serve cibo, assolutamente. Mi scusi, signorina, ecco il suo bucket di pollo fritto. Sì, questo pollo è impanato e fritto in modo efficiente, ma poco appetitoso. Sembra buonissimo dall'odore. Aspetta, ciambelle e pastello. Sì, certo, carine, ma non sono pollo fritto. Vuoi fare a scambio? Sì, voglio fare a scambio. Adoro il pollo fritto. Queste ciambelle colorate sono molto meglio del pollo fritto, ma questi colori devono assolutamente sparire. Ecco, ciambelle gotiche, molto meglio. Nere come la mia anima. E ora posso divorarle. Ah, pollo fritto divino! E sapete cosa ci sta da Dio coi cibi salati? Qualcosa di dolce, tipo questa cioccolata nella fontana! Sarà buonissimo! E ora ti mangio, pollo! Quanto è buono! Lo adoro! Sì, questo cibo è molto soddisfacente. Credo che mangerò un'altra ciambella. Cioccolata e ciambelle, lo sanno tutti, stanno benissimo insieme. E questa ciambella è molto più buona con la cioccolata. Non riesco a smettere di mangiare questo pollo fritto! Wow, siamo un po' fuori controllo qui, eh? È un dinosauro di ossa di pollo! Ehi, Mano si sta ancora allenando! Mano, che ne pensi? Mano? Ora solleva pesi. Ok. Chissà quante ripetizioni deve fare ancora. Oh sì, ho vinto alla grande stavolta, lo sapevo! Ma non è vero! Ha di nuovo fatto vincere lei! È la seconda volta che la sceglie! Ma l'ultima volta gli ho lanciato qualcosa e ha cambiato idea. Mi è rimasta una ciambella, posso farlo di nuovo. Beccati questo! Sì, mira perfetta ancora una volta. Ora devo solo aspettare. Bene, almeno mi è rimasta questa ciambella da mangiare. Ho vinto io, sì! Sono stata la migliore, pollo buono, pollo buono! Wow, fanno festa! Le mani, eh? Questa musica spacca! Ma sono solo mani danzanti e un po' di musica, niente di straordinario. Anzi, io inizio pure ad annoiarmi. Oh, ho dei palloncini dalla festa. Wow! Oh, anche io ho i palloncini! Amo i palloncini, grazie, Mano! Perché sei così entusiasta? Sono solo palloncini, che dobbiamo farci? Ora ti faccio vedere. Ecco, metto il palloncino sulla fontana di cioccolato. Guarda come lo ricopre bene! Ok, mi sta piacendo questa cosa. Ma che succede se prendo il mio palloncino e faccio questo? Ah! Ha funzionato! Hai tutto il cioccolato in faccia! Vabbè, è solo cioccolato! Ne metto altro sul palloncino. Guarda com'è bello! Oh, e dai! Non dovevi farlo di nuovo? Sì che dovevo, è troppo divertente. Oh, ho scoppiato tutti i palloncini, che delusione! Aspetta, so cosa posso fare. Userò questo rotolo di gomma. Ne prendo una striscetta. Così lunga dovrebbe andare bene. La mastico così, poi posso farci un palloncino. Ok, ci siamo, e ora soffio. Wow, ma dove hai imparato a fare palloncini con la gomma da masticare? Oh sì, ora ho un palloncino di gomma da masticare. E posso metterlo sotto la fontana.
Geniale, una delle cose più intelligenti che abbia mai visto. Sono d'accordo, sono un genio. Ma la cioccolata si sta sciogliendo sulla mia mano. Devo farla asciugare, così smette di gocciolare. Quindi ci soffi sopra finché non si asciuga. Sì, perché ora che si è asciugata posso tagliare il palloncino. E ora prossima fase, occhi di gelatina. Li metto nella ciotolina di cioccolato che ho appena creato. Ecco qua, ma non mi fermo mica qui. Ho anche delle barrette di wafer al cioccolato. Stacco una barretta di Kit Kat. E poi la metto nella ciotola. Una non basta, me ne serve un'altra. Una bella ciotola di cioccolato con barrette di wafer al cioccolato. È venuto proprio come me lo immaginavo. Ci sono riuscita. Wow, sembra delizioso! È bellissima la tua creazione! Lo so, e credo che piaccia anche a mano perché ho vinto io. Ah, guarda le mani come applaudono! Congratulazioni per la vittoria, giusto? Niente abbracci, ho capito. Oh sì, che musica pazzesca! Aspetta, ma che diavolo, un topo! Che noia mortale! Quando inizia la prossima challenge? Ho detto vattene, roditore! Io, ecco qua! Ok, torniamo a noi! Andiamo a tema topo! Topo? Davvero? E cosa dovremmo fare? Ed ecco un ingrediente da usare! Credo di avere un'idea! Via questo cheddar inutile, ho qualcosa di meglio! L'odore inquietante del formaggio con la muffa! Beh, vai pure col tuo formaggio puzzolente! Mi metto all'opera! Ok, ho il mio fondant color formaggio! Iniziamo! Devo modellarlo un po' per renderlo soffice. Poi lo stendo con un mattarello. Voglio che il formaggio, cioè il fondant, sia perfetto per il prossimo step. Uso questa punta della sac à poche per fare dei cerchi. Un cerchietto perfetto, poi rimuovo la parte centrale. Ecco qua, e ora ne faccio altri, usando stampi di dimensioni diverse per fare vari cerchi. E ora posso metterli sul formaggio. Oh, molto carino! E ora faccio i contorni con la glassa. Faccio una linea sottile su tutto il contorno e poi attorno ai cerchi anche. Tutti quanti, quelli piccoli e quelli grandi. E vai, oddio, sembra proprio il formaggio dei cartoni animati. Non ho ancora finito, devo ancora usare la sac à poche. Uso un giallo più chiaro per fare dei puntini e ora devo fare delle linee. Voglio che siano fatte bene, quindi vado piano piano. Perfetto, gli ho dato un po' di profondità. Non ci credo quanto sta venendo bene! Oh, poi c'è mercoledì, che lavora col grigio e col nero. Wow, sono sorpresa! Ci ho messo pochissimo a finirlo, certo hai monopolizzato il mattarello! E ora posso incartare il mio formaggio blu con questo fondant nero. Ho fatto, formaggio nero, per la bestia e per te. Oh, per me per assaggiare? Beh, mi servo subito. Ecco, vediamo un po'. Che bella torta che hai fatto, do un morso. Sì, prego. Oh no, è formaggio con la muffa! Non prendo gli scherzi alla leggera! Mercoledì, sei espulsa! Ciao Mercoledì, ci vediamo presto, forse. È stato spaventoso! Oh, e tu chi sei? Mercoledì. Oh, ok. Ok, e ora che abbiamo... che Mercoledì è di nuovo tra noi, ricominciamo! Ma fa solo questo lei, stira cose tutto il tempo? Cos'è questo odore? Oh no, sta bruciando! No, 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 no! Basta non bruciare! Che posso fare? Si sta affumicando tutto qui! Oddio, mi sto stressando tantissimo! Poppit, ecco cosa può farmi calmare! Ehi, aspetta un secondo, questo Poppit è un'idea geniale, per voi due! Possiamo farcela, chef! Ecco, vi do la base per fare le torte! Come posso usare l'idea del Poppit? Questo braccio non va bene! Qui ho un teschio! Sì, questi occhi sono proprio quello di cui ho bisogno! Non ci credo, stai attaccando degli occhi sulla tua torta! Fa super schifo, persino per te! Io farò qualcosa di molto più divertente, ci vorrà solo della cioccolata bianca e della panna! Le mescolo e riempio questi stampi di silicone! Sono delle mezze sfere, quindi non ci vorrà molto a riempirle! E ora è il prossimo step, colorante alimentare, aggiungo qualche goccia di colori diversi e poi mescolo con questo stuzzicadenti. Non deve essere mescolato alla perfezione, i Poppit hanno spesso questa fantasia qui. Mi piace come stanno venendo accesi questi colori. E ora che ho tutti i miei colori devo metterli in freezer. Ed eccoci qua, pronti all'uso. Ora tutto quello che devo fare è metterli in fila sulla torta, proprio come un Poppit arcobaleno, ma commestibile. Che fuoco ostinato!
Perché non ti spegni? Oh, ottimo, altri Pop-It! Dovrebbero aiutarmi. Forse andrò a fare solo una passeggiatina. Mi serve giusto qualche altro occhio per finire la torta. Ottimo, proprio come volevo io. Wow, questo posto è un disastro. Sembra ci sia stato un incendio o qualcosa di simile. Ok, perché non mi fate vedere le vostre torte? Ecco qua, la mia torta è tutta colorata con un sacco di bolle da premere. In senso figurato, ovviamente. Molto bene, Enid. Che cosa? Le piacciono quelle sciocchezze colorate? Ora le faccio vedere cosa ne penso io. La mia torta è stata fatta per guardarti nell'anima. Oddio, mercoledì, stai esagerando di nuovo! Sapete una cosa? Penso che abbiate fatto entrambe un buon lavoro. E vai, abbiamo vinto tutte e due stavolta! L'unico vincitore qui è il teschio, perché non ha occhi per vedere la tua torta. Certo, se lo dici tu. Cos'è questo rumore? Probabilmente niente. Provo a dormire. Di nuovo? Cos'è stato? Che strano. C'è qualcuno lì fuori! Cosa? Cos'è stato? Lasciatemi stare! Non mi piace! Oh no! Ce ne sono altri! Io voglio solo dormire! Se non lo vedo, non esiste! No! Boo! Mamma! Aspetta, sei tu! Sì, e mi sono divertita un sacco! Sei cattivissima! Oh no, non l'hai fatto per davvero! Te lo sei meritato! Quindi è così? Te ne pentirai. Ho un'idea. È l'ora di un po' di creatività. Mi serve una penna e un foglio. Inizio disegnando uno dei miei animali preferiti, un pipistrello spaventoso. Sono così carini e morbidi. Faccio solo il contorno. Non devo colorarlo dentro. Ho quasi finito. E ora posso tagliare. Poi mi serve un bicchiere. Lo rovescio e tolgo il fondo. Poi metto il pipistrello sul buco. E avvolgo la carta sul bicchiere. Premo bene. E ci metto lo scotch. Così rimane fermo. Poi lo metto sopra la torcia del telefono. Proviamolo. Proietto il pipistrello sul muro. Ah, guarda come vola. Ah, cos'è? Un pipistrello! Odio i pipistrelli! Sono inquietanti! Aspetta, tu! Oh sì, vola, piccolo amico. Oh, so cosa fare. Aspetta un attimo. Voglio fare anch'io una cosa simile. Credo di avere tutto ciò di cui ho bisogno. Sarà molto meglio di uno stupido pipistrello. Faccio un taglio proprio qui. Finito. Guarda un po'. È una farfalla. Ehi, compagna di stanza. Devi rovinare tutto. Pipistrelli sono molto meglio. Sei seria? Ehi, tieni quel pipistrello lontano da me. Dico sul serio. Oh, mi serve una luce. Mi ero dimenticata. Eccomi! È il meglio che sai fare? Stai per soccombere. Non esiste, prendi questo! No, che stai facendo? Non sta succedendo davvero. Oh, che romantici! E vissero per sempre felici e contenti. Abbracciamoci! Non esiste. Che fastidio! Hai il cuore di pietra. Torna a dormire. Sognerò il vero amore. Beh, che brutta cosa. Devo rilassarmi. Che succede? Ancora rumori? Basta! Ne ho abbastanza! Non ce la faccio più! Me ne vado! È inaccettabile questa cosa! Cosa? È una lettera? Davvero? Wow, un sogno che si avvera! Non sono mai stata così contenta. Finalmente la bionda se ne va. Posso suonare tutta la musica macabra che voglio. Oh, ehi! E tu chi sei? Mi hai fatto rompere una corda. Ciao, sono il tuo nuovo compagno di stanza. Indietro, non fare nemmeno un altro passo. Non voglio sprecare un abbraccio. Ti arrenderai, lo so. Stai per chiudere gli occhi. Oh, ah, hai vinto di nuovo. Sei troppo bravo. Mi rifarò, però. Come la mettiamo? 10 di fila? È incredibile! Si diverte con poco. Devo pianificare tutte le cose da fare. Fammi pensare.
Devi insegnarmi i tuoi trucchetti. Ha trovato! Ehi, che ti è saltato in mente? Guarda che cosa hai fatto! Non se ne va più! È stato un incidente! Forse non è poi un disastro. So cosa fare. Dammi quella penna. La userò per colorargli i capelli così. Stai ben fermo. Meglio di una tinta. Verrà fuori un capolavoro. Finito, questo colore ti dona, sai? Yes. Chissà, magari dovrei fare lo stesso. Ehi, voglio farlo anch'io. Ma la mia bambola non avrà i capelli blu, no no. Così va meglio. Ah, volevo proprio farlo. Sì, parte! Fingiamo di essere dal parrucchiere. Ora inizio a colorarti i capelli. Questo rosa spiccherà di brutto. Passo il pennarello fino alle punte. Non devono esserci spazi vuoti e voilà! È bellissimo, sei stupenda! Ah, sono così invidiosa, non riuscirei mai a portare quel colore. Che ne pensi? Chi se ne frega? Possiamo segnarlo sull'elenco come già... Bene, 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 che abbiamo qui? Vuoi guardare? Dai, guarda, è una catena luminosa! Che succede? Vabbè, va tutto bene, vero? Ehi, che combini qui? Non ti avevo vista arrivare! Le luci? Chissà che cosa è successo! Forse è saltato l'interruttore. Vedi qualcosa tu? Che è successo, ci sei? Che stai facendo laggiù? Che pena... Pensi che resterai lì in piedi e basta? Aspetta. Ho un'idea. Prima prendiamo un bicchiere e versiamo un po' di colla. Poi prendiamo dei cavi. E li incolliamo qui dove c'è la colla. Continuiamo così tutto intorno. Quando si asciuga mettiamo altra colla e un filo di lana. Poi avvolgiamo intorno al cavo. Fatto. E ora la prossima parte servirà un altro cavo metallico. Uniamo le due estremità e le teniamo ferme. Poi prendiamo un altro cavo e lo pieghiamo così. Continuiamo così. E alla fine il lavoro dovrà vedersi così. Poi facciamo un nodo con un filo di lana e lo avvolgiamo in questo modo. Questa parte richiede un po' di pazienza, quindi andiamo verso la fine. Visto? Incolliamo il primo pezzo. Ed ecco fatto, una bella lampada fai da te. Non è fantastica? Wow. Penso che si possa dire così. Che altro posso inventarmi per fare luce? Non so se c'è qualcosa di utile, a meno che... Ding, ding, ding. Vedi questa vecchia lampada? Diamole una bella aggiustata. Dovrai fare del tuo meglio, piccoletto. Ora reggiti forte, e anche tu. Ecco qui. Mettiamo un po' di colore. Anzi, togliamo un po' di colore. E ora passiamo alle decorazioni. Ho scelto una soluzione classica. E qualche altra scena. Fatto. Starà a meraviglia con le mie altre cose. Manca un ultimo dettaglio. Cosa? Non ridere di me. Niente presa di corrente, nessun problema. Concentrati, dai, concentrati. Ancora un po'. Ah, sapevo che ce l'avrei fatta, visto? Wow, niente male. Aspetta, non so dove mettere la mia lampada. Magari su tutta quella robaccia? Sembra quasi si stia muovendo. Ci sarà qualcosa lì sotto? Piano, non voglio spaventarlo. Oh oh, sì, qualcosa si sta muovendo lì. Che cosa sarà mai? C'è solo un modo per scoprirlo. Oh no, sarà rimasto intrappolato. Chi c'è lì sotto? Ehi? Che diavolo stai facendo? Stai combinando un disastro! Wow! Ehi! Ehi, smetti di tirare in giro quella roba! Ma forse questo può essermi utile! Mi serve un tavolino per la mia lampada, però voglio farlo tutto da sola. La mia pistola per colla è qui apposta. Userò il mio colore preferito. Guarda che pigmento meraviglioso! Hai mai visto niente di più bello? Ora potrà reggere la mia roba, inclusa la mia favolosa lampada. E anche tante altre cosette. Non è fantastico? Sì, lo è. Lo adoro. Trovato.
Allora eri tu lì sotto, eh? Non preoccuparti, ora sei al sicuro. Ehi, che cos'è quello? Meglio controllare. Sembra un vecchio paniere. Ma tra poco sarà qualcos'altro. Prima di tutto, se non è nero, non lo voglio neanche guardare. Un paio di strati andranno bene. Ecco, ci siamo. Due li metterò vicino al letto. Così. Sono fiera di me. Questo è proprio il comodino adatto a me. Non sei d'accordo? Questo posto è più accogliente adesso. Chissà ora che dobbiamo preparare. Non mi viene in mente niente. Oh, una mela! Dovete prepararci qualcosa. Ok, ci sto. Meglio prepararsi. Come mi sento carina. Mi piace fare giardinaggio. Il pollice verde ce l'ho già, dai. Quanto è rilassante. Meglio piantare questa piccolina. E eccola qua. La metto qui. Spero tu abbia sete. Ti ho portato della buonissima acqua. Tieni, bevi. Ottimo così. Ora dovrebbe crescere. Ci vuole un po'. Non succede niente. No, niente. Oh, sono sveglia? Che tragedia. E dai. Questo è quello che vuoi. Sbalorditivo, eh? L'hai fatta crescere tu? Wow! La uso per attirare le principesse delle fiabe. E ora dammi queste mele. Au! È stato divertente. Questo è proprio ciò di cui ho bisogno. Mi serve un'altra cosa. Metto la mela qui. Poi lascio fare tutto alla macchina. La sbuccerà per me. Io mi siedo e mi rilasso. E questa parte è finita. E ora faccio un buco nella mela. Con un cucchiaio. Dentro ce n'è ancora un po'. Poi metto la caramella nel buco. Perfetto. Poi ho della pasta sfoglia, che vado a tagliare a strisce. E metto le strisce intorno alla mela. La copro bene bene così. E ora va in forno. Finché la sfoglia non diventa dorata. Sembra buona. Mi sta venendo l'acquolina in bocca. Ora prova a battermi. Ma dove lo hai imparato? Pensa. Non so cosa fare. Ma chi prendo in giro? Deve essere più fantasioso. Aia! Aspetta, ho qualcosa! Forse una commozione cerebrale, ma c'è qualcos'altro. Una ciambella. So cosa fare. Taglio la mela così. Poi rimuovo la parte centrale. Ho un bell'anello di mela. Ci metto dentro uno stuzzicadenti. Poi la intingo nell'impasto e la ricopro per bene. E ora è il momento di friggere. Guarda che bolle! Bene, l'impasto deve cuocersi a puntino. Non deve rimanere umido. E ora dritta nella cioccolata fusa. Lo mangerei subito. A chi non piace la cioccolata? E infine Codette. Ecco delle ciambelle sane. Ma buonissime. Che odorino. Beh, ottimo lavoro, nonna. Brava. Hai vinto. Hai sentito? Ho vinto io. Woohoo! Che bella dormita. Mi sento super riposato. Aspetta, i miei capelli sono spettinatissimi. No! Ah, già mattina. Che fame. Per fortuna ho sempre uno snack per le emergenze. Proprio quello di cui ho bisogno. Mi piacerà. Che c'è di meglio? Non posso avere i capelli spettinati. Ho una reputazione da mantenere. Mi si è congelato il cervello. Bene, ho finito. Scusa. Ti dispiace smetterla? Ehi, sto provando a creare la perfezione. Ne mangio un altro. Buonissimo. Attenzione che tiro. Arriva. Inizia a infastidirmi. Ehi, basta! Prendi tutti i tuoi bastoncini e... Aspetta, da dove viene questa roba? Ma che forse... forse non è così male. Uno specchio. Oh, come mi sei mancato. Ups, questo bastoncino me lo sono dimenticato. Ok, dov'ero? Taglio del cartone a cerchio. Poi ci metto sopra lo specchio.
Ora traccio il contorno con una matita, dopodiché mi servono i bastoncini dei gelati, saranno utili. Applico la colla su un'estremità. Non ne serve tanta. Poi lo attacco al cartone con l'altra parte che sporge dalla circonferenza. Ripeto lo stesso per tutto il contorno. Poi mi serve della vernice spray rosa, il mio colore preferito, colore luminoso e allegro. Ricopro completamente i bastoncini del gelato, non deve rimanere nemmeno un buco. Poi coloro anche il cartone e lo lascio asciugare. Mi serve di nuovo la colla. Metto una noce di colla al centro del cartone. E ci metto sopra lo specchio. Ora mi servono degli strass. Voglio metterli tutti attorno allo specchio. Wow, incredibile! Ovviamente parlo dei miei capelli. Anche lo specchio, sì. Lo appendo qui. E ora potrò guardarmi tutte le volte che voglio. Sono contentissimo e guarda che capelli! Sto per vomitare, com'è strano. Wow, com'è luminoso! Brucia! Fallo smettere! Ah? Hai detto qualcosa? Ti dà fastidio lo specchio? Devo fare qualcosa. Aspetta, anche io ho il mio. So cosa fare. Devo sbrigarmi. Tolgo tutta questa roba. Ho un grande progetto. Lo metto sul letto e poi inizio a dipingerlo. Uso la vernice nera per creare un albero. Ancora. E se disegnassi un misterioso cervo? Amo la natura. Mi distrai. Per gli occhi uso il bianco e un piccolo pallino nero. Per farlo uso un pennello più piccolo, finito. Ecco un altro specchio in cui ammirarmi. Posso metterlo qui, sta benissimo. Proprio ciò che serviva a questa stanza. Non male, per niente male. Aspetta, stai vedendo? Wow, non ci vedo! C'è solo una cosa da fare. Scateniamoci, oh sì! Forza, balliamo! Guarda che passi, disco babe! Guarda come mi muovo! Sei imbarazzante. Pensi di poter fare di meglio? Certo che sì, ecco come si balla. Lo so, ti ho stupito. Aspetta, che sto facendo? È ridicolo! Queste pareti sono orrende. Una mano di vernice è quel che ci vuole. Vediamo, quale scelgo? Il giallo non va bene. Il nero? Ah, conosco qualcuno a cui piacerebbe. Non c'è di che. Questo fa il caso mio. Non è stupendo? Guarda! Tutto quel rosa mi dà la nausea. Devo togliere lo sguardo. E so io come fare. La mia adorata macchina fotografica. Comunque... Oh? No, grazie. Ehi! Ma che vuoi? Beh, questo potrebbe servirmi. Ma devo fare qualche modifica prima. Sì, perfetto! E adesso la parte divertente. Prima immergi, poi stampi. Così ci saranno cuoricini dappertutto. Wow, quanto mi piace! Se piace a te... A me piacciono altre decorazioni. Magari con 8 zampe. Ora sì che ragioniamo. Ti appendo qui. E ti metto qualche amico vicino. Questo qui è strabello. Ok, a posto. Rilassante, vero? Ti piace? Adesso ti faccio uno scherzetto. Prendi al volo! Un ragno! Ma è proprio necessario? Fidati, lo è. Quindi, adesso che succede? C'è molto da fare. Girati sulla sedia. Devo per forza? Wow, mi gira la testa. Mi piace. Ho sempre desiderato un look audace. È così dark. Mi sento, felice. Aspetta, qualcosa sta rovinando il look. Devo essere più lunatica, vero? Stai andando alla grande. Evviva! Cos'è quello? Ma quello è... Mano! Toglimelo di dosso! Manca qualcosa, aspetta qui. Ci serve un po' d'aiuto da questo gadget. Davvero? Trasformerà le tue unghie. Oh, figo! Ok, proviamolo. Metterò il dito qui dentro. E io spingerò qui.
Wow, ho un ragno sull'unghia! Che figo! Grazie, facciamo anche le altre! Nessun problema, è facile e veloce! Potrei abituarmi a tutto questo, dobbiamo fare anche l'altra mano! Eccomi! La polizia della moda sistema sempre tutto, sei meravigliosa! Oh, è proprio vero! Sembrano così spettrali! E adesso? Ho un video che devi vedere! Devi muoverti e comportarti come lei! Ci posso provare! Non credo sia tanto difficile, sembra divertente! Ci provo! Penso che tu sia pronta, augurami buona fortuna! Aspettami! Ehi tu! Che lo spettacolo abbia inizio! Spero che ti ricordi le mosse! E adesso? Oh sì! Lo starò facendo correttamente! Che diavolo! Beh, quantomeno mi ha notata! Devo solo... Oh, mi sono dimenticata di mettere il deodorante! Fammi mettere giù le braccia! Che cavolo, senti che puzza! Io devo andare! Ciao! Che cosa? Ma dove va? Il caso più difficile che abbia mai avuto! Dove ho sbagliato? Tranquilla, sarà per la prossima! Andiamocene di qui!